29 maggio. Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Seconda Pietro 3,18. Costruire una relazione con il Signore. La prima cosa da fare per instaurare una personale relazione con Dio è confessare il proprio peccato, abbandonarlo e accettare la grazia e la salvezza che Cristo ci offre. Occorre credere, in quanto l'incredulità non ci permette di andare a Dio. Un altro passo da fare è quello di arrenderci nelle mani di Dio. La nostra volontà deve adeguarsi alla sua, affinché diveniamo conformi al suo volere. Un ulteriore passo importante è quello di obbedire alla guida dello Spirito Santo e lasciarsi da Lui condurre, senza temere, in quanto Egli non ci deluderà, ma credere che Egli agirà in nostro favore. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Ebrei 11,6. Infine, dobbiamo essere disposti a seguire il Maestro, Gesù. Se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà. Matteo 16,24-25. Vogliamo costruire un rapporto con il Signore e fare questi importanti passi di fede.